1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5. Il terreno confiscato alla camorra a catena di Quarrata era fino a poco tempo fa una selva di sterpaglie, rovi e sporcizia. Adesso, grazie anche al lavoro dei ragazzi del campo Estate Liberi, il terreno è stato ripulito e addobbato con installazioni artistiche contro le mafie. Un bene che torna pubblico, un bene che è stato utilizzato, comprato dalla criminalità organizzata e ora torna in mano ai cittadini. Abbiamo voluto dare un segnale tangibile che questa cosa è possibile anche nella nostra provincia e insieme ai ragazzi, insieme al Libera, insieme al sindacato siamo riusciti a rimettere i piedi in questo terreno, pulirlo per ora e costruirci un progetto con le scuole e con tutte queste associazioni che, se il terreno ci verrà affidato in maniera definitiva, sarà uno splendido progetto. Attori principali sono Libera e SPCGL insieme a CISL e UIL, Parco Verde e Comune di Quarrata, a cui ora è affidata la gestione, accompagnati nel percorso di recupero del bene dalla prefettura di Pistoia. Noi andiamo ad agire su un bene confiscato alla camorra sotto punti di vista culturale. Quindi a livello formativo facciamo delle lezioni, corsi di per esempio sindacalisti uccisi, andiamo anche a vedere sul campo altri terreni come questo, ma anche a livello partecipativo noi da giorni ormai ci stiamo sporcando le mani, diciamo, stiamo provando a rimettere a posto questo bene affinché possa tornare alla collettività. E credo che sia fondamentale, perché se non con la polvere, con la fatica e con il sudore, in che altro modo potremmo cambiare le cose? Si è trattato di ripulire il bene non solo, ma anche poi di fare dei lavori, diciamo, artistici, no? Dove i ragazzi su delle tavole di legno hanno lasciato delle loro riflessioni, delle frasi che sono emerse, diciamo, dalle riflessioni fatte insieme, un modo per lasciare il segno della loro presenza anche in futuro su questo bene confiscato, che grazie a loro vive. Ecco, l'impegno di Libera è di riportare alla collettività i beni che le mafie hanno acquisito con il crimine e rimetterli al servizio della collettività e farli vivere. 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10.